Onorevole Caparini, durante Expo abbiamo visto che il padiglione della Lombardia è stato un polo di attrazione per le grandi imprese lombarde. Diversi distretti sono venuti a cercare le imprese di questa regione perché vogliono fare business qui. Beh, la Lombardia è l'eccellenza in tantissimi settori, dalla farmaceutica all'automazione, dalla meccanica di alta precisione a tutto quello che ruota intorno alla salute. Quindi abbiamo un ampissimo range di proposte, di offerte in termini anche di grandissima innovazione, e questo ovviamente attrae investitori, attrae anche possibili mercati o comunque coloro che cercano nel nostro prodotto qualcosa di innovativo da portare sui loro principali mercati. Evidentemente quelle cinesi sono multinazionali e quindi qui trovano quella capacità di innovazione che altrove hanno difficoltà a trovare, perché sappiamo benissimo che chi come noi è abituato a competere duramente ogni giorno poi fa di questo una virtù e fa della continua innovazione di prodotto e di processo un motivo di vanto. Chiedono due cose: semplificazione innanzitutto e defiscalizzazione per poter essere competitivi. Questo invece è la parte, l'ombra, abbiamo detto delle luci, l'ombra è quella di un paese che purtroppo ha, come noi sappiamo, un peso eccessivo dal punto di vista fiscale e anche burocratico, e per chi, seppur venendo da un ex paese comunista e quindi con la burocrazia è abituato ad avere a che fare, ci sono delle regole che sono assolutamente incomprensibili, e soprattutto quello che manca in Italia è la certezza, delle procedure e dei tempi, e chi muove centinaia di milioni di euro, se non miliardi di euro, ovviamente non può permettersi di perdere un solo giorno al di là di quello che è pianificato, e quindi non è abituato ad avere un ni. È abituato ad avere un sì o un no. In Italia invece purtroppo il NEA va per la maggiore, e questo crea effettivamente una perdita di competitività e quindi anche una grandissima perdita di occasioni. Chiudo con una domanda politica: la Boschi si doveva dimettere oppure no, secondo lei? La Boschi, diciamo che è lo specchietto della lodola di un governo che è un conflitto di interessi vivente, e purtroppo chi avrebbe dovuto fare questo passo, e gli chiederemo di farlo con una mozione di sfiducia, è Renzi. La Boschi ha una responsabilità parziale, come del resto tutti i componenti di questo governo che appoggiano un premier che, insomma, in quanto a balle ne sta raccontando veramente tante.